Buongiorno da Mirabilandia! Non so se sapete, ma in questo parco hanno aperto una nuova area dedicata interamente al mondo della Ducati. Sappiate che è la prima area al mondo dedicata ad un brand motociclistico. Quindi oggi l'andremo a esplorare. Quindi oggi l'andremo ad esplorare, andremo a vedere cosa hanno fatto i ragazzi di Mirabilandia per portare questo marchio all'interno del parco. Prima di cominciare la nostra giornata però è meglio andare a prendere i flash pass oggi, perché c'è abbastanza gente. Oggi è agosto, anche se lunedì c'è flash pass li potete comprare al servizio clienti che è all'entrata di Mirabilandia, no? Passate quell'area Far West o Pirati, vabbè, comunque l'area che c'è all'inizio dopo l'entrata gigante, quella di Mirabilandia, lo sapete dai qual è. Subito a sinistra c'è il servizio clienti, se no credo si possano comprare anche la rosa dei venti, che sinceramente non so cosa sia, però comunque se andate lì nell'ufficio subito a sinistra sono abbastanza veloci e è un ufficio piccolino, quindi non c'è tanta gente, ecco. Quello gold, regular e mini. Quello gold praticamente ti permette di saltare la fila quante volte vuoi nelle attrazioni disponibili. Regular invece ti permette di saltare la fila una volta e basta, solamente nelle attrazioni. E quello mini invece è dedicato ai bimbi. Nel gold ti danno un braccialetto e nel regular una tessera. Eccoci qua, abbiamo preso il Flash Pass Gold. Ovviamente i prezzi sono intesi a persona, quindi questo che abbiamo preso noi costa 55 euro a persona, però ti permette... Abbiamo già decidono il prezzo in base a quanta gente ce ne fa. Poi comunque, se siete interessati al Flash Pass, sotto nel video vi lascio un link dove ci sono tutte le attrazioni in cui si possono utilizzare i Flash Pass Gold, Regular e Mini. Eccoci qua, stiamo entrando al nuovo Ducati World di Mirabilandia. Tanto per cominciare, vedete che c'è un ristorante, che in realtà non è un ristorante perché è una frutteria, che si chiama Pit Stop. E subito quasi davanti a questo Pit Stop c'è un altro ristorante che si chiama Scrambled Ducati Barbecue, e quello lì è il vero e proprio ristorante del Ducati World, perché qua appunto è una specie di steakhouse, no? Credo dovrebbe essere una specie di steakhouse. Servono anche comunque hamburger e cose del genere. E c'è inoltre un terzo area ristoro, una terza area ristoro qui al Ducati World, che si chiama Paddock Café, che come potete immaginare è una specie di bar. Questo qua che vedete alla mia destra è il Desmo Race, ossia una montagna russa per i più grandi, diciamo, ed è un dueling coaster che ti simula l'esperienza a bordo di una Panigale V4. Adesso però sembra chiuso. Comunque questa è praticamente la piazza del Ducati World. Fa un casino della madosca. E qua sotto, come potete vedere, c'è il logo Ducati. Se avessi un drone, che tra l'altro non si può far volare qua, immagino, lo vedreste molto meglio. Qua c'è lo shop, dopo ci andiamo a fare un giro. E dentro ci dovrebbe essere un'area tutta a tema Ducati, con tutte le Ducati in esposizione e dei simulatori Motion Sphere, si chiamano. Ah, ma questa è la faccia di una Ducati, vedi? Adesso siamo entrati sotto il muso della Ducati, e questa è la zona che vi dicevo prima, tutta a tema Ducati. Qua c'è il Paddock Café. E qua ci sono tutte le Ducati esposte, che in realtà sono Ducati vere, però ci potete giocare. Adesso vi faccio vedere i Motion Sphere e poi andiamo a vedere le Ducati qua. Eccole, queste invece sono Ducati esposte. Panigale V4S. Belle, eh? Panigale 959 corse.
Questa è la Diavel, che è molto particolare, ma è una bestia. È particolare ma è bella, peserà tipo 160 milioni di chili, però a me piace molto. E poi vabbè, c'è la classica Monster e la classica Hypermotard, che in realtà non è l'Hypermotard ma è il multistrada, grande Jack, sei forte, oh. Questi sono i Motion Sphere, quella che vedete lì dentro è una Ducati Panigale V4S vera. E praticamente sono dei simulatori di ultima generazione che vi fanno, che lavorano su tre assi, vi fanno sentire appunto tutte le curve, il vento, e deve essere una cosa, una figata da provare, questo. Abbiamo chiesto alla ragazza, praticamente questi, per fare questi simulatori costano 5 euro e hai... no scusami, ho sbagliato, costano 10 euro, 5 minuti, però hanno il cambio automatico. Mentre questi simulatori qua costano 5 euro ed hanno il cambio però manuale. Sì, sì, piega grande. Oh, erba, ai ai ai, ai ai ai. Oh, dove vai, dove vai? Bravo. Apri, aprici. Sì. Bravissimo. Grande, sedete un bimbo. Voi da qua non capirete niente perché lo schermo davanti al bimbo è tondo, fatto apposta per immergerti il più possibile su questa esperienza incredibile. Però cerco di filmarvi lo stesso più o meno quello che è questo Motion Sphere Ducati. Samu, non va, Samu. Il metodo di risoluzione di Samu classico, prova a uscire e rientrare. Oppure prova a spegnere e riaccendere, più o meno, di solito funziona sempre. Se ne va. Deluso. La faccia della delusione. Tanto che aspettiamo che riavvino il Motion Sphere, andiamo a vedere cosa offre il merchandising Ducati. Allora, abbiamo cappellini, borse Ducati, bavaglini anche, attenzione per gli appena nati, se volete abituarli subito al mondo della moto. Non ci sono i prezzi però, eh. Non ci sono i prezzi. Questo lo stanno tirando fortissimo. Ah, ma ci sono anche i guanti da moto. Hai visto? No. Carini questi, però. Anche se io ce li ho già. C'è il prezzo? 89 euro. 89 euro. Però da moto vedo solo i guanti, non c'è nient'altro. C'è la maglia di Dovizioso, il cappello di Dovizioso qua. Un sacco di roba da bimbo. Taccuino Ducati Corse. Il modico prezzo di 12 euro. Vabbè, sono tutti qua, guarda. Il nero costa 12 e il rosso costa 12, solo che il nero è il doppio. La tazza invece costa 14, ma è una tazza un po', cioè, da bimbo proprio, di plastica. Sapete quelle tazze di plastica con la gomma qua? Va bene, però comunque non è brutto questo merchandising, perché dai, comunque queste maglie... Vabbè, c'è le maglie del Ducati World, dai. Oh, là, vediamo i cappellini che a noi ci interessano sempre, eh. Questo è new. Porco d'inci. Questo qua è new era, però, eh. Eccoci col cappellino Ducati. No, non è vero. Non è bello. Custom Rumble. In realtà non è che non è bello, è che a me stanno meglio questi... No, non questi. Questi qua. Quelli, non quelli che hanno la puntina qua. Quelli così a me stanno meglio. Quelli così non mi stanno bene a me. Quindi il problema non è il cappello, ma sono io. Ci sono anche gli accessori da moto che adesso voi non vedrete perché c'è un riflesso incredibile e vedrete solo me. Ciao! Però non riesco a capire se sono in vendita o no. Non erano esposti in negozio, ma sono esposti... Porca Eva, ci sono le casse qua di fianco e fanno un casino. Sono esposti in vetrina. È partito il Motion Sphere. Provoca dei... Guarda come impenna! Oh, guarda come impenna, grande! Che non si vede niente, mi dispiace che non riuscite a vedere niente. Attenzione, piega, bravissimo. Biglietti per i simulatori, quello lì da 5 euro e il Motion Sphere da 10 euro, si comprano questa cassa automatica che è si comprano questa cassa automatica che è praticamente davanti all'ingresso qua di quest'area. Dai, caccia sti 5 euro. Vai. Accetta e paga. Contanti. Come on. Give it to me. Give it to me. Thank you very much.
Questa è una delle tre attrazioni dedicate ai più piccolini del Ducati World. Si chiama Kiddy Monster ed è praticamente una specie di calcio in culo barra aeroplanini, fatto però con le Ducati. Questa invece è un'altra delle attrazioni dedicate sempre ai più piccoli, ma questa è ancora più piccoli. Si chiama Diavel Ring ed è praticamente questa specie di circuito in sella a tutte le Ducati Diavel. L'ultima attrazione sempre dedicata ai più piccoli, che si chiama Scramble Run, in realtà è dedicata a tutti perché praticamente sei su questa moto, adesso se vi riesco a farvi vedere in mezzo alla rete, eccoli qua, su questo circuito preimpostato. Ovviamente la moto non puoi guidarla te, si può fare anche in due. Madonna come vanno forte, oddio, sì, wow, troppo veloce. Quindi adesso che vi ho fatto vedere un po' tutte le attrazioni, non un po', cioè ve l'ho fatto vedere praticamente tutte le attrazioni del Ducati World, andiamo a vedere a che punto sta il Desmo Race, dato che ci hanno detto che oggi è in manutenzione e noi speriamo che lo rendano, lo aprano entro fine giornata, perché praticamente siamo venuti qua solo per fare questo. Giuro che se non lo aprono mi incavolo, perché sembra veramente bello, guardate questo intreccio di montagne russe. Proprio bello. È arrivata l'ora di mangiare, eh? Andiamo allo Scramble Ducati BBQ. Comunque, se venite in questi parchi, intanto che ci siamo, vi consiglio di mangiare o presto, quindi verso mezzogiorno, anche prima, o tardi, quindi verso le 3, perché nel mezzo c'è sempre un casino incredibile. Discorso contrario invece vale per le montagne russe. Andate nelle montagne russe durante gli orari di pranzo, quindi verso le, da tipo dalle 12:30 fino alle 2:30 c'è sempre meno gente rispetto che negli altri orari, perché ovviamente vanno tutti a mangiare. Abbiamo piatti principali, costolette di maiale, arrosticini, poi ci sono gli hamburger con il maiale sfilacciato oppure con l'hamburger normale, credo che prenderò quello, oppure abbiamo l'insalata con la tagliata e la Caesar salad col pollo. Poi abbiamo i finger food, che sono patatine fritte, anelli di cipolla e vabbè, ovviamente il Kinder merendero, perché non può mai mancare. Qualche dolce. Di dolci abbiamo tartufo classico, tartufo bianco, tiramisù, cheesecake ai frutti di bosco, cocco e limone a 4 euro. Poi ci sono anche le proposte del giorno, che sono spicy barbecue wings, ossia le alette di pollo piccanti, oppure la cotoletta di pollo. Grazie per essermi passati avanti. E oltre agli hamburger che vi ho detto, ci sono anche degli altri burger, ossia l'hamburger vegano oppure il crunch con salsiccia. E vabbè, comunque se volete fate la pausa e guardatevi il menù. Ecco adesso, vai. Quindi questo ristorante Scramble funziona come tutti i fast food americani, non so se in Italia ce ne sono simili. Praticamente voi ordinate, poi vi danno questo coso che è da portare al tavolo. Quando questo coso si illumina andate al banco a ritirare il vostro ordine. È pieno di pesci qua sotto, oh. Ma pieno. Sì, il problema di questo ristorante è che ci sono alcuni tavoli al sole, noi ci siamo messi al sole. Ma il problema è che scoppia tanto il sole. E non ci sono poi così tanti posti a sedere come sembra. Ecco, sono arrivati i nostri due classici hamburger americani da persone sovrappeso, con hamburger, bacon, patatine. Questa è la mia maionese, che le salse qua, cioè proprio italiani, cioè non sono da parte, cioè nel senso sono da parte, però le paghi 40 centesimi a busta, cioè ma sono fuori. Voto, non lo so sinceramente, facciamo 6,5-7, cioè un giusto così per mangiare ci può stare, non è niente di che, non vi aspettate, almeno l'hamburger e poi non lo so le altre cose. Adesso noi proseguiamo la nostra giornata a Mirabilandia, poi magari torniamo al Ducati World, al pit stop, che vi faccio vedere un po' la frutteria, com'è e cosa offre la yogurteria, no? Tutte quelle cose lì. E poi direi che questo video può finire. Allora, abbiamo quasi finito la nostra giornata qui a Mirabilandia.
prima di andare però di nuovo al Ducati World, volevo fare due riflessioni riguardanti il Flash Pass. Allora, se siete delle persone che intendono fare le montagne russe tipo 86 volte, allora sì, vi conviene fare quello che abbiamo fatto noi, il Flash Pass Gold. Altrimenti, se pensate di fare le montagne russe solamente una volta e saltare tutta la coda, allora assolutamente fate il regular, perché per esempio noi oggi abbiamo fatto il gold, però vabbè, nel Desmo non funziona, quindi vabbè, però nell'High Speed, quello qua dietro di me, l'abbiamo fatto una volta, però abbiamo provato a salirci due volte e tutte e due le volte, attenzione, l'High Speed non funzionava. Vedete un po' voi in base a quanto spendete di ingresso, a un po' tutto. Io che per esempio odio le code, per me il Fast Pass è di vitale importanza. È arrivata l'ora di fare un piccolo pit stop al pit stop. Vediamo un po' cosa offre la casa qua. Mela caramellata, mela cioccolata, spiedino di ananas che è immenso, gigante, con le fragole, ananas con le fragole, Macedonia, ananas al cioccolato, banana al cioccolato, e questo qua sarà spiedino di frutta misto al cioccolato. Poi ci sono dei muffin, ovviamente estate, donut, Kinder merendero. Io mi fa che però mi prendo lo smoothie di frutta. Mango, ananas, kiwi, mela e melone. Yeah, tutto insieme, all together. Sentiamo. Niente, ci hanno appena confermato che il Desmo Race non aprirà oggi. Adesso stanno facendo i test, dopo vi faccio vedere un po' com'è la come si chiama? Ecco, questo qua è dove vi sedete voi, vedi? È proprio una Ducati. Due posti. Parte a manetta. E fa tutto questo circuito incredibile. Secondo me tra l'altro è lunghissima quella montagna russa qua, perché guardate che bordello che c'è, la galleria, le cose. Arriva. Presso Piazza della Fama ti aspettiamo con Back in the Days, un spettacolo con canzoni live per chi ama la musica in tutte le sue forme. Andiamo, vai! Quindi ragazzi, detto questo, con il Desmo Race di sfondo ho fatto vedere un po' il nuovo Ducati World qua di Mirabilandia. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se secondo voi è l'equivalente del Ferrari World ad Abu Dhabi. No dai, scherzo, ovviamente no. E detto questo, io direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao.